Abbiamo Draghi, ma in Italia al governo abbiamo pure Di Maio. E quando penso al primo sono tranquillo, so che siamo in ottime mani e ringrazio ancora chi è stato l'artefice del suo arrivo, alla dire il presidente Mattarella, sotto l'azione politica di Renzi, cui hanno aderito poi la Lega e Berlusconi, e di malavoglia, perché vi ricordate che dicevano Conte o morte anche il PD di Letta e di Bettini. Ma come diceva al governo c'è pure Di Maio, addirittura come ministro degli esteri, il quale ha cambiato talmente le sue posizioni negli ultimi 7-8 mesi da lasciare tutti di stucco. In politica come nella vita si può cambiare posizione, è lecito assolutamente farlo, in genere anzi bisogna cambiare posizione perché bisogna adeguare il proprio modo di vedere le cose alla realtà che si percepisce. Però a tutto c'è un limite e il limite è la coerenza. Se io prendo i voti dai notai, dai NoTap, dai Novax, da quelli che non vogliono le grandi opere perché ritengono che sia centri di corruzione, se io mi batto contro il sistema bancario perché lo considero praticamente criminale, se io sono contro l'Unione Europea, contro la quale addirittura voglio organizzare un referendum per far uscire l'Italia dall'Unione Europea, se per me ogni indagato è un condannato e quindi naturalmente mi sento in diritto di giudicarlo come tale, anche se non è stato mai condannato. Se io dichiaro di aver sconfitto la povertà con il reddito di cittadinanza e poi mi accorgo invece che con il reddito di cittadinanza si sono arricchiti anche i camorristi e i furbetti, che sono tanti, ahimè, in Italia, se io mi sono fatto filmare mentre tagliavo le poltrone e poi invece ne ho fatte in cesta nel sottogoverno per i miei amici e per i miei amici personali e di partito, se io ho giurato che dopo 2 mandati gli eletti del movimento non si sarebbero ricandidati, invece mi sto muovendo nella linea di ricandidare perlomeno quelli del gruppo dirigente come una qualsiasi casta fa, cioè mi sto organizzando per autoriprodurmi. E se io rifiuto il 2 per 1000 perché dico no, noi non siamo un partito, siamo un movimento, e poi invece chiedo agli iscritti di votare l'accesso al 2 per 1000 che sarebbero i contributi ai partiti, i contributi pubblici ai partiti, beh, insomma, se io mi faccio fotografare con Mattarella che volevo mettere in stato di accusa per alto tradimento e insieme a Macron che volevo fossero i gilet gialli a liquidare politicamente, i gilet gialli con i quali mi sono incontrato, con i quali mi sono visto, sentito, ai quali ho dato sostegno, e oggi dico io se fossi francese voterei Macron, un cambiamento radicale. Beh, allora vuol dire che non è che io ho cambiato idea, forse io non c'avevo alcuna idea, diciamo che mi sono adeguato al vento del momento, l'ho utilizzato, l'ho strumentalizzato e adesso naturalmente cambio completamente regime. Ma questo significa che insomma, io ho truffato gli elettori, quelli che mi hanno votato, che sono anche tanti, nel 2018. Ho fatto quindi una piccola truffa politica e quindi invece di cambiare idea, io dovrei chiedere scusa e mi dovrei dimettere, perché se non faccio questo, io avvaloro, do la conferma di ciò che ormai è chiaro a tutti, e cioè che il Movimento 5 Stelle è stata la più grande truffa politica degli ultimi anni, ai danni degli italiani. Ora noi su questo ci possiamo anche ridere, però forse ci dovremmo seriamente indignare.